di un nuovo welfare per una nuova povertà, ma che modello di welfare, a che modello di welfare dobbiamo pensare? Guardi, noi come Fondazione Caritas stiamo sperimentando un nuovo modello di welfare. Fin qui il welfare è stato calato dall'alto, lo Stato. Lei ricorda Beveridge, ministro laburista, dice lo Stato deve assistere una persona dalla culla alla bara. Oggi purtroppo soldi pubblici, mi consenta questa battuta, non ci sono più né la culla né quello che sta in mezzo e la bara. E allora noi stiamo sperimentando un welfare dal basso, dalla comunità, dal territorio, mobilitare risorse che oggi già fanno un'attività molto importante, largamente suppletiva della mancanza di risorse pubbliche. Pensiamo al terzo settore, al volontariato, ci sono anche gli enti pubblici, il cosiddetto welfare aziendale, molte aziende che intervengono su certi bisogni sociali. La Fondazione Caritas, le fondazioni e io credo alla fine anche i cittadini. Poi ci vogliono un po' di risorse pubbliche, però noi in Lombardia 2014, 15 e 16 abbiamo messo 30 milioni su questo progetto che raccoglie iniziative per ambiti di comunità, cioè di territori che si identificano, no? Presentano dei progetti perché i bisogni sociali di quei territori possono essere soddisfatti. I disabili, gli anziani, i bambini in povertà, le famiglie in povertà, il disagio giovanile. Senta, ma secondo lei esiste una sensibilità da parte delle istituzioni? Faccio un esempio, l'Europa per esempio ha detto di non voler ricapitalizzare le banche che in questo momento sono in sofferenza. Come... Ecco, in questo caso... Beh, lì il tema delle banche è un tema che non c'entra, cioè, o meglio, c'entra sì, perché i risparmiatori di quelle banche che si sono viste la sera mattina azzerare i loro investimenti sotto profilo di azione, non come depositi, è chiaro che tutto questo ha dato un contributo pesantemente negativo alla condizione di vita, alla qualità della vita delle famiglie, alla povertà, eccetera. Quindi, però, questo è un altro tema. Noi oggi abbiamo di fronte, parliamo della povertà, povertà infantile, povertà delle famiglie. A Milano abbiamo 13.000 bambini in condizione di povertà assoluta. La povertà assoluta vuol dire che uno non ha da mangiare a sufficienza, non ha i bisogni, come dire, essenziali di vita. E quindi, da questo punto di vista, dobbiamo batterci. Noi abbiamo un programma su Milano, un programma triennale, abbiamo messo 12 milioni, ne stiamo raccogliendo 13, 8 le abbiamo già, per così dire, in cascina, 3 messe a disposizione da Intesa, San Paolo, la banca di cui siamo azionisti, e 5 dalla Fondazione Viscar. In 3 anni vogliamo che la povertà infantile a Milano non esista più. Ma quindi, se noi dobbiamo fare un ragionamento in questo momento, è quello di cui voi state parlando, tra un'ipotesi di sostegno attraverso un reddito di cittadinanza e un sostegno dato da una maggiore flessibilità per l'accesso al mercato del lavoro senza eccessive rigidità, quindi Job Act per essere al reddito di cittadinanza, oppure nelle fasi acute il reddito di cittadinanza? Guardi, intanto bisogna tener conto dei bisogni essenziali che sono la povertà da battere e la disoccupazione giovanile, quindi creare realtà, interventi, il pubblico, il privato, la legislazione che consenta di battere questi fenomeni sociali e quindi si integrano, no? Chi non ha un lavoro, chi lo perde come capofamiglia, induce in povertà la sua famiglia, vede l'immediato effetto negativo. Quindi bisogna, come si usa a dire, togliere preliminarmente queste situazioni. E però ci sono anche situazioni di povertà che nascono dalle condizioni dove una famiglia vive, che noi dobbiamo contrastare e soprattutto battere.